sull'azione repressiva credo che dobbiamo essere tutti d'accordo, no? Perché stiamo parlando di imbrattamento, ecco, quindi non è arte ma è imbrattamento e provoca un danno grosso alla città. Ecco, adesso insomma, da 1000 passare a 10.000 mi pare un po' una provocazione, se devo essere sincera. Comunque che ci sia la lotta all'imbrattamento, io lo condivido, lo dico francamente. Io mi ricordo che già quando Cosolini mise le multe di 1000 euro ci fu una reazione anche un po' eccessiva. Questa azione repressiva, più che nei confronti dei ragazzi, a mio avviso è destinata alle famiglie dei ragazzi. Perché per poter imbrattare i muri bisogna avere delle attrezzature particolari, no? Pennelli ad hoc, eccetera, eccetera. Allora, se il genitore si accorge che il figlio ha a casa, diciamo, questi materiali, deve intervenire, a prescindere dalla multa, perché è un fatto educativo. I ragazzi vanno anche educati e formati a capire il danno che ne deriva alla collettività, che non è un'espressione artistica, che si può fare qualcos'altro di diverso, e però siccome è anche una moda questa del writer, no? Bisogna, e poi parte il writer vero è un'arte, e bisogna anche in qualche maniera fare lo sforzo di individuare degli spazi dove consentire ai ragazzi di poter praticare l'arte.